Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in provincia di Foggia alla scoperta di Biccari, il comune che tra i tanti riconoscimenti è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze. Si trova a 450 metri sul livello del mare e conta 2700 abitanti. Non aggiungo altro, a voi Biccari! Iniziamo la nostra passeggiata a Biccari con il sindaco Gianfilippo Mignogna. Presentiamo questo bellissimo comune che coniuga una storia importante a una natura incontaminata e bellissima. Sì, Biccari è un piccolo comune dei Monti Dauni, è un comune che si caratterizza per la sua origine medievale, quindi per un centro storico molto ben definito e soprattutto per l'ambiente circostante, tanti boschi, il punto più alto della regione Puglia con il Monte Cornacchia, Lago Pescara, quindi tanta natura che ci circonda e che ci aiuta a valorizzare il nostro territorio. E qui all'interno del centro storico abbiamo una torre importante. Una torre che rappresenta un po' il nucleo originario del nostro paese, attorno a cui poi si è costituito il nostro centro urbano, una torre che sta per compiere il suo primo millesimo anno di vita, quindi molto importante, storica, che nasce come presidio a scopo difensivo, adesso è un contenitore culturale per tanti eventi, mostre, manifestazioni. Una torre del periodo bizantino? Sì, una torre del periodo bizantino che poi ha avuto tanti usi nel corso degli anni e che comunque è rimasta uno dei nostri simboli principali. C'è la frazione di Tertiveri che è ancora sede vescovile. E anche questa con una storia molto bella. Tertiveri è stato il primo nucleo in cui i cristiani e i musulmani hanno convissuto pacificamente in virtù di un editto specifico emanato dalla città di Lucera. È stato il primo nucleo abitato del nostro territorio, ancora oggi è oggetto di tante ricerche archeologiche perché è un tesoro in continua scoperta. Qui sono passate tante famiglie e proprio il comune è ospitato all'interno di Palazzo Caracciolo. Sì, Caracciolo sono stati gli ultimi possessori privati di una famiglia importante del Regno di Napoli. Biccari faceva parte a tutti gli effetti del Regno di Napoli e risentiamo ancora oggi di questa influenza molto forte della tradizione napoletana. Sono molto belli anche i boschi con degli alberi plurisecolari. Sì, abbiamo la fortuna di avere tanti boschi, circa 700 ettari di boschi pubblici, comunali, intervallati da aree di pascolo. All'interno di questi boschi abbiamo, grazie ad un progetto regionale, già censito 14 alberi monumentali e da qualche tempo questi boschi sono diventati anche un luogo non solo di relax e di escursioni, ma anche di sport, di turismo, di esperienze. Rappresentano una parte molto importante del nostro territorio e della nostra economia. Dobbiamo parlare, sindaco, di quel tracciato che ci porta dal lago, un luogo molto bello, alla grande panchina dove c'è una veduta stupenda. Sì, abbiamo messo questa panchina gigante per valorizzare uno dei punti panoramici più belli della nostra provincia, che consente appunto di vedere tutta la Capitanata, tutta la pianura della provincia di Foggia, di scorgere il Gargano e nelle giornate più serene anche addirittura il mare. Ci sembrava un punto da valorizzare in maniera sostenibile e in maniera lenta attraverso questa panchina gigante che dà la possibilità di sentirsi piccoli a cospetto di un panorama così bello e di poter godere di tutto il paesaggio della provincia.
Ma che cos'è Biccari per lei? Biccari è la mia terra, è il mio sogno, è la mia vita, è il luogo a cui dedico tutta la mia attività ed è il posto in cui vorrei che potessero crescere felici i miei figli. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a visitare Biccari? Sì, Biccari è una comunità ospitale, quindi come tale aspetta con gioia tutti i visitatori che arrivano, siamo qui a disposizione. Ci sono tante cose da fare e anche tanta bella gente da incontrare. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro cammino. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Biccari. Adesso incontriamo il parroco Leonardo Catalano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Biccari. Benvenuti qui nella comunità cristiana di Biccari. Siamo nel Preappennino, sulla punta più alta della Puglia. È una comunità che ho ribattezzato un po' alla luce anche del Magistero di Papa Francesco come la parrocchia che è chiamata a comunicare la gioia del Vangelo e in tutto il suo territorio rigenerare un po' l'identità cristiana come un'identità aperta agli altri, proprio a costruire un io armonico, quindi aperto agli altri, fratelli tutti, capaci di accogliere chiunque. Abbiamo accolto per esempio una famiglia dall'Ucraina, capaci di rigenerare il rapporto con la creazione. Poi ecco questa capacità di riscoprire la famiglia, la gioia dell'amore. Quindi è una comunità in cammino con tutti coloro che incontra per le strade per comunicare la gioia di aver incontrato Gesù. Chiesa che è un faro e svetta su tutto il paese. È una chiesa mastodontica, è una cattedrale, lo vediamo dalle 12 colonne, quindi è una fede basata proprio fondata sulla roccia che è Cristo e la testimonianza degli apostoli, e chiaramente è una comunità fondata su un grande amore a San Donato, che è il patrono, e poi la Madonna di Costantinopoli, con altre devozioni. La maggiore è Sant'Antonio di Padova, qui abbiamo la presenza del convento dal 1500 e adesso però è diventato monastero di clausura, accogliendo le monache che sono state vittime del terremoto a Norcia. E hanno portato qui in mezzo a noi anche la Chiara del Trecento, che ha riformato appunto l'ordine francescano femminile, la Beata Lucia da Valcadara, e poi San Rocco, e poi i primi martiri cristiani, una mamma e un bambino, Giulitta o Giuditta e Quirico. Sicuramente per San Donato ci sarà una festa importante. Una festa enorme, perché è vissuta innanzitutto ad agosto e lì convergono anche tutti gli emigrati biccaresi di tutto il mondo, e abbiamo ripreso anche un po' l'esposizione della reliquia il giorno prima della festa, proprio a dire che la santità di Donato non è tanto una magia legata ad oggetti, ma è sentire proprio vibrare la devozione a questo santo, lo stesso amore di Cristo che ha donato la sua vita per noi. Infatti Donato dice appunto il dono che non torna più indietro, ma è donato, consegnato per sempre in maniera definitiva. Una chiesa che unisce, perché poi so che la cupola, ogni tassello è stato donato da un cittadino di Biccari. Sì, la cupola, che chiaramente essendo la chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli è di una sensibilità orientale, ogni famiglia di Biccari è stata coinvolta e ha partecipato a rendere manifesta questa chiesa, che è una comunità, una famiglia dove ognuno dà quello che può, però condividendolo con gli altri, e questo è un valore aggiunto indescrivibile. Thank you.
E nella frazione abbiamo ancora un vescovado. Tertiveri. Tertiveri è una diocesi antichissima, strategica, piccolissima, perché in un piccolo lembo di terra comunicante fra, ecco, varie zone. Ed è in una zona importante perché lì si vedevano i passaggi di popoli e anche di incontri con, per esempio, l'Islam. Parroco, e questa chiesa ha anche un livello sottostante con un altare importante? Sì, si chiama Soccorpo o Chiesa del Rosario, dove c'è questo altare della Madonna del Rosario, molto bello, ma c'è un altare più o meno del 1500 di legno meccato in oro, detto di San Michele o San Donato, questo non si sa, dove ci sono anche delle tele incastonate, c'è sulla destra e sulla sinistra l'Annunciazione, in alto al centro l'Eterno Padre e probabilmente alcuni momenti scene del martirio di San Donato. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Alla città, ecco, che cosa dire? Accogliamo le sfide che stiamo vivendo oggi. È un tempo complesso, dice il Papa, è un cambiamento d'epoca. Quindi siamo chiamati tutti, istituzioni e cittadini, a metterci in gioco in una cittadinanza attiva e creativa. E ognuno deve poter fare il possibile e il meglio, senza demandare, senza delegare. Tutto è possibile se ciascuno di noi fa la sua parte. Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Biccari. Noi abbiamo percorso la Via Torre e abbiamo raggiunto qui uno dei luoghi più storici di Biccari, la Torre Bizantina, e incontriamo il presidente Buongiorno. Dell'associazione Prologo, Maria Costantina Mormando, e già il nome ci dice qualcosa? Sì, il santo patrono, uno dei santi patroni del paese. Qui voi avete anche il vostro punto informativo, no? Sì, quest'anno abbiamo adibito anche la nostra torre bizantina al centro informativo, perché abbiamo avuto un notevole successo di visitatori che provenivano comunque dalla Germania, dall'America, era molto richiesta visitarla e quindi abbiamo deciso di mettere la base del nostro infopoint all'interno proprio della torre. Quattro piani, e qui abbiamo anche un'esposizione che ci riporta alla vocazione anche agricola di Biccari. Sì, Biccari nasce agricola come quasi tutti i paesini dell'entroterra, poi ha avuto uno sviluppo turistico grazie all'area naturale e al patrimonio gastronomico che appunto la Prologo cerca di valorizzare e promuovere. Sì, abbiamo una piccola esposizione al piano superiore della piccola civiltà contadina, quindi gli attrezzi e alcuni arredi delle case dei nostri antenati. Poi avete una sede e so che lì si svolge anche un incontro particolare durante la settimana. Sì, è nato da poco, soprattutto a seguito del Covid, un centro, diciamo, di aggregazione non solo giovanile ma anche un po' più avanti con l'età, rivolto alle donne del posto che si incontrano innanzitutto per socializzare, perché è nata appunto dopo il Covid questa esigenza, gli uomini sanno dove, diciamo, andare, le donne erano un po', diciamo, lasciate a casa, quindi oltre a riunirsi per parlare, per prendere un tè, un caffè, hanno creato un progetto invernale, hanno ricamato 100 mattonelle all'uncinetto e con altre tecniche e hanno creato l'albero di comunità. E adesso stanno preparando una serie di attività estive a tema floreale e si riuniscono, sì, due giorni a settimana per cucire e stare insieme. Il principe del territorio è il grano, poi abbiamo anche l'ulivo e quindi l'olio. Sì. E quindi andiamo a presentare quello che abbiamo qui su questo tavolo.
Sì, questa è una tavola che rappresenta Biccari a tutti gli effetti. Abbiamo appunto l'olio e i prodotti del grano, quindi abbiamo la pizza di patate, abbiamo la pizza con i cicoli che diciamo è prettamente invernale, a seguito appunto dell'uccisione del maiale viene fatta poi i cicoli e quindi la pizza. Abbiamo preparato dei crostini con il tartufo perché da un po' di anni si sta sviluppando appunto la produzione di tartufo a cura di alcune aziende locali e abbiamo il nostro prodotto principe perché è anche prodotto d'eco, la pizza a forno aperto, detta anche a forno aperto, che ha una storia particolare perché nasce per vedere se il forno era arrivato a temperatura, infatti è condita con ingredienti poveri, olio, sale, origano e a volte anche peperoncino o aglio a seconda dei gusti. Il pane è appunto il nostro prodotto tipico, i salumi non mancano mai e quindi abbiamo un lonzino, salsiccia, pancetta, salsiccia e poi abbiamo i prodotti caseari proprio per ricordare appunto la tradizione pastorizia e agricola del nostro territorio. E poi i dolci. I dolci che sono stagionali però hanno delle caratteristiche comunque comuni. Queste sono le ferrate tipiche del periodo pasquale che all'interno hanno la ricotta e in periodi diciamo natalizi lo chiamiamo il calzoncello che è fatto con ingredienti diciamo più tipici, caffè, cioccolato, cannella, insomma una serie di ingredienti particolari. E poi abbiamo il tarallo di pane che è appunto anche quello utilizzato nel periodo pasquale durante il pranzo appunto insieme all'antipasto che è fatto tipicamente di salumi. Vedo anche la pasta poi, e no? Anche la pasta, sì, abbiamo due aziende locali che producono dal grano alla pasta completamente nel territorio biccarese. Biccari è anche un luogo di personaggi importanti. Sì. Biccari ha dato i natali a diversi personaggi. Abbiamo Raff De Palma, che abbiamo visto il murales con anche una sala intestata a Raff De Palma, che è stato il primo pilota di Formula 1, a cui hanno fatto anche un documentario che è possibile vederlo su diverse piattaforme. Abbiamo dato i natali anche a Menichella, che è stato il governatore della Banca d'Italia, e una serie di altri personaggi illustri. Ma che cos'è Biccari per lei? Biccari è un paese da valorizzare, come presidente della Proloco c'è tanto da fare, c'è tanto da promuovere, non solo a livello paesaggistico perché abbiamo la fortuna di avere un patrimonio già esistente, vedi l'area naturale, vedi il paesaggio, vedi il nostro patrimonio gastronomico. È difficile però ci stiamo riuscendo anche con la collaborazione dell'amministrazione di altre associazioni locali e anche dei produttori perché sono i primi che poi si impegnano per la promozione. Ho visto che avete anche una scala della letteratura. Sì, abbiamo anche la scala perché con un progetto che ha preso piede negli ultimi anni, insieme alla biblioteca, una serie di artisti locali hanno dipinto dopo il murales sia i tombini che poi creano un percorso turistico a tutti gli effetti, ma anche la scalinata con gli autori principali. Quali sono le manifestazioni più importanti? Sì, abbiamo sicuramente le feste patronali, partiamo il 13 giugno con Sant'Antonio da Padova, il primo martedì dopo la Pentecoste abbiamo la Costantinopoli e poi il 6 e il 7 agosto con San Donato che è il santo patrono, diciamo, quello più importante, va più sentito, comunque più conosciuto perché il mese di agosto è il periodo in cui tornano tutte le persone che vivono fuori e quindi il paese è più popolato. Lei è anche un'operatrice nel settore del turismo, a parte essere presidente dell'associazione Proloco. Chiudiamo con un invito a venire qui a Biccari. Sì, noi vi invitiamo a venire a Biccari perché Biccari, oltre ad essere bellissima nei mesi estivi, è bella anche in autunno con il foliage, quindi tipici colori marrone, giallo, rosso dell'area naturale e anche in primavera con tutto il verde che appunto dalla panchina gigante avete potuto già ammirare, il panorama è bellissimo. Grazie a Maria Costantina e noi adesso raggiungiamo la suggestiva zona montana per visitare il Parco Avventura di Biccari.
Proseguiamo la nostra passeggiata qui a Biccari, all'interno del Parco Daunia Aventura, con il presidente della cooperativa Ecol Forest che ha costruito il parco. Allora, presentiamo questo luogo che tra l'altro è stato costruito all'interno di un posto molto bello a livello naturalistico. Sì, ci troviamo ai piedi di Monte Cornacchia, circa 1152 metri, quindi noi ci troviamo più o meno all'incirca intorno agli 850 metri. È un'area che il Comune ci ha concesso di circa 65 ettari, dove abbiamo immaginato non solo di applicare una gestione forestale, perché è di quello che parliamo, ma abbiamo immaginato di valorizzarlo attraverso la sua capacità di ospitare, quindi di aprire le porte a visitatori e a turisti. Il Parco Avventura si sviluppa su 10 ettari. È composto chiaramente da 7, diciamo, percorsi per adulti e 5 percorsi per bambini, oltre a chiaramente alla possibilità di utilizzare anche altri tipi di percorsi che sono liberi. È chiaro che i percorsi sono chiaramente percorsi che vengono utilizzati pagando un ticket. Oltre a questo abbiamo chiaramente immaginato non solo di trattenere i nostri ospiti per la giornata, quindi per il classico picnic weekend, ma abbiamo immaginato anche di quelli di fargli provare un'esperienza, e quindi siamo passati anche alla costruzione delle case sugli alberi. È stata un po' questa la chiave di volta che ci ha chiaramente fatto molto pubblicità, molto marketing, ci ha fatto conoscere un po' tutto a livello nazionale, ci abbiamo lavorato molto su questo, e soprattutto nella parte subito dopo il Covid, nel periodo in cui la gente voleva riappropriarsi di spazi all'aperto, noi abbiamo chiaramente utilizzato anche questa opportunità per promuovere molto il parco. Raccontiamo anche le aree, perché abbiamo vari spazi che appunto possono essere usufruiti dai bambini ai più grandi. Sì, come abbiamo già detto, questo bosco qua che si sviluppa su 65 ettari è stato chiaramente immaginato per poter ospitare sia adulti che bambini, ma l'idea, diciamo, era quella di creare delle aree nella parte iniziale, quindi più vicino alla strada, quindi raggiungibile facilmente, che potesse ospitare chiaramente tutti e dare un servizio soprattutto a quello che poteva essere l'utenza. Abbiamo immaginato un'area da picnic con un parco giochi dove i bambini sono praticamente sotto controllo e non possono chiaramente andare fuori dal nostro spazio delimitato, e poi la possibilità anche di realizzare il solito picnic utilizzando il barbecue oppure prenotando dei prodotti che sono tipici e sono prodotti chiaramente a chilometro zero. Molto suggestivi anche questi attraversamenti tra gli alberi. Assolutamente sì, ma intanto è un'idea che è nata circa 7 anni fa e che molto probabilmente qualcuno non ci aveva creduto. Oggi quest'area è un punto di riferimento per il territorio, anche come possibile sviluppo e possibile eventualmente, come dire, attrazione da un punto di vista turistico. È chiaro che ci dà la possibilità di portare all'interno di questo territorio circa 35.000 visitatori, che è il numero di visitatori che abbiamo stimato nell'anno 2022. L'obiettivo è quello di sensibilizzare e quindi di fare anche una narrazione diversa di questo territorio, che è abituato molto probabilmente a non guardare con un occhio diverso alle grandi potenzialità che ha. E quindi la vera scommessa è stata proprio questa. Poi bisogna sottolineare che noi comunque siamo una cooperativa che si occupa di gestione forestale. Voglio ricordare a tutti che noi abbiamo un grande patrimonio forestale che attualmente non viene gestito e non viene neanche valorizzato. Quindi un'opportunità in più per questi territori. E soprattutto poi date lavoro a tanti ragazzi del territorio. Sì, uno degli obiettivi era proprio quello di creare chiaramente occupazione e occupazione sul territorio, sperando che i ragazzi non vanno via, sperando che chiaramente riusciamo anche a creare fuori un format, un modello che potesse eventualmente essere replicabile anche a distanza di pochi chilometri con idee diverse, ma sicuramente la nostra necessità è quella di fermare lo spopolamento. Thank you.
E una volta visitato il parco, poi si può andare sul lago, alla panchina e visitare il borgo antico di Biccari, che è molto suggestivo. Beh, il borgo chiaramente ha il suo fascino e quindi noi puntiamo molto anche su questo. È una connessione diretta. Quando sono arrivato in questo paese tutti mi parlavano della montagna, quindi c'è un legame molto forte con la montagna, c'è un legame molto forte col borgo. La ricetta è stata proprio quella di legare la montagna al borgo e quindi lavorare in sinergia. Vogliamo chiudere con un invito? Beh, chiaro, veniteci a trovare, siamo aperti e soprattutto se avete bisogno di informazioni visitate il nostro sito www.dauniavventura.com oppure ci trovate sulle pagine social Dauni Avventura. Grazie a Mario De Angelis e quindi Biccari vi aspetta con tutte le sue eccellenze. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre con Borghi d'Italia, buone passeggiate a Biccari in provincia di Foggia e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!